3, 4, 5, 6, 7. Bruno Ansani, informatore vigevanese dal Parco Parri. Siamo qui con il consigliere comunale Luca Bellazzi del Polo Laico, che si è occupato spesso dei problemi di questo parco. Siamo all'ingresso da Corso Anita Garibaldi. Ci siamo dati appuntamento erroneamente in Viale Sforza, dimenticandoci che c'è solo un ingresso aperto. Ci sono 5 o 6 ingressi in questo parco, eppure c'è solamente ancora questo. Voi avete posto questo problema più di una volta anche in Consiglio Comunale? Sì, perché di fatto viene vietata l'utilizzazione al passaggio dei cittadini, che è una delle funzioni per cui il parco è nato. Sono tante le funzioni per cui è stato ideato questo parco, pochissime vengono rispettate e raramente viene utilizzato per quello che doveva essere. Allora Luca, proviamo a fare una passeggiata e vediamo in che condizioni è il parco, qual è la situazione ad oggi. Qui siamo al centro del parco, quello più discusso, quello dove si trovano di solito le giostrine, i giochi a pagamento, quello affidato direttamente alla gestione privata. Come vedete, ma come diciamo da anni, l'erba ormai è sparita da questo parco e resiste solo ai lati, quelli meno utilizzati, quelli dove non ci sono le giostre. Il problema di questo parco, voi avete sottolineato più volte, è la scelta della gestione, non tanto del gestore, ma di affidare una gestione. Il problema non è il gestore fa il suo mestiere, come dicevamo anche prima, si possono trovare gestori migliori, si possono trovare gestori peggiori, non è quello il centro della discussione. Il centro della discussione è possibile che il comune non sia in grado di gestire due aiuole e che i costi siano così sovrabbondanti da impedire la gestione diretta da parte del comune? L'altra questione è logico che il gestore del bar e il gestore del parco siano sostanzialmente la stessa persona? Noi riteniamo di no, e che il comune debba ritornare a gestire il parco e un privato debba gestire il bar. Dopodiché si possono trovare delle modalità di gestione del parco attraverso associazioni, dicevamo prima, quello che sostanzialmente viene proposto adesso per il Fateci Spazio potrebbe essere rivisto e utilizzato anche per la gestione del Parco Parri. Siamo sul ponte del Laghetto, un ponte poco usufruibile dai cittadini perché l'ingresso è chiuso e quindi non ci si può passare. Il laghetto che in alcuni punti è più o meno pulito. Però c'è una questione fondamentale che voleva porre Luca Bellazzi, cioè come intendiamo questa area, un parco, un giardino, cioè cosa deve essere per la città? E per la città dovrebbe essere quello per cui era nato, cioè l'errore di base secondo me di questa amministrazione è il considerarlo un giardinetto che serve a fare giocare i bambini dopo la scuola, eccetera, tutte cose assolutamente lecite, ma per le quali ci sono degli spazi apposta, che sono appunto i giardini pubblici. Questo è un parco pubblico, cioè qui dovrebbe esserci verde, dovrebbe esserci spazi per tutti, non soltanto per i bambini e per le mamme, ma anche per i pensionati, per i giovani, per gli animali. Insomma, dovrebbe essere un'area totalmente diversa da quella che viene immaginata dall'amministrazione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, anche le disposizioni della soprintendenza sono spesso disattese, perché vedete anche i colori che ci sono in giro, non sono strettamente poco impattanti come chiedevano. La soprintendenza che peraltro non ci ha risposto quando abbiamo segnalato la questione, perché si vede che hanno cose molto più importanti da fare, immaginiamo oberati di cose pressanti e fondamentali, e quindi niente, insomma, questa è la situazione. Secondo me andrebbe ripensato tutto e rivalutato. Noi avevamo proposto anche il raddoppio del parco proprio per quel motivo lì. Una città che si intenda come città ha necessità di spazi verdi ampi dove la gente possa incontrarsi, correre, baciarsi, fare un sacco di cose che qui non può fare.